consumo dell'uomo. L'uomo attualmente consuma in Italia 8 litri di... A Cartoceto si è chiuso il ciclo di incontri dedicati all'oleoturismo e a caratterizzare questo evento è stata anche l'iniziativa centrata sui giovani con la presentazione della legge per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Tradizione, innovazione e giovani, un'idea di passaggio generazionale che conservi i saperi della tradizione locale ma che sia capace di proiettare l'agricoltura nel futuro. Durante il seminario tanti argomenti trattati come l'innovazione della coltivazione dell'ulivo e l'importanza del valore paesaggistico marchigiano. Inoltre notevoli contributi della ricerca accademica e un dibattito con tanti protagonisti del settore. Una legge molto importante che prevede una imprenditorialità per chi vuol fare l'agricoltore e prevede anche diverse misure economiche che agevolino l'insediamento produttivo, ma soprattutto la formazione dei giovani che decidono di dedicarsi a questo straordinario contributo, che è il primo prodotto italiano. Il cibo nel suo generale come agroindustria vale 600 miliardi, ma ha bisogno di persone, di ragazzi e di ragazze che lo portino avanti guadagnandoci e remunerando la fatica. Quando noi parliamo di agricoltura nella nostra regione, parliamo di prodotti agricoli, parliamo anche di paesaggio, perché abbiamo questa grande fortuna di avere le nostre colline segnate da queste valli che declinano a pettine dalle montagne verso il mare e attraverso la presenza di bellissimi oliveti, vigneti, il nostro paesaggio è veramente sembra disegnato. Diamo alle aziende la possibilità di diventare anche dei centri di accoglienza turistica, lo facciamo perché oltre il prodotto dell'olio viene in sostanza promosso, valorizzato proprio un paesaggio. Dobbiamo sempre di più valorizzarlo attraverso le leggi e gli atti amministrativi che possiamo fare.